palco, perché credo che sia giunto il momento per scoprire la macchina di quest'anno. Ecco il momento tanto atteso qui nella Tenso Struttura, vicino alla Galleria Il Vento, ma anche in tutto il mondo, dai milioni di appassionati che conta la Ferrari. Ecco la F-150, la 57esima monoposto realizzata a Maranello per prendere parte al Mondiale di Formula 1. A occhio e croce, muso leggermente più alto rispetto alla passata stagione, con pance forse un po' più strette. Ivan Capelli. Sì, da prima acchito c'è questo muso più alto, la ricerca. Buongiorno a tutti. Spirito e molta motivazione. Penso che 2010 è stato un anno fantastico per me. Primo tocco con la Ferrari, ho scoperto un ambiente in squadra stupendo, unico, una passione per le gare veramente emozionante da vivere per parte di un pilota. E poi adesso affrontiamo 2011 con, come ha detto Stefano, con delle nuove sfide, cambi sul regolamento che anche il pilota dobbiamo adattare un po' stile guida, adattarsi anche al ritorno del KERS, di altre cose, quindi anche per noi un anno difficile, da imparare delle cose, da lavorare tanto, ma penso che questa macchina che vediamo oggi, lavoro di tanti mesi, di tutti i nostri operai, di tutti i nostri meccanici, ingegneri, designer, e adesso tocca preparare bene la stagione. Però un altro anno così importante per noi, sono molto molto motivato. Abbiamo seguito lo sviluppo di questa macchina fino adesso, fino anche alla prima gara, e quindi la voglia di iniziare un altro anno con tante cose diverse, come ha detto Fernando, che dobbiamo capire e imparare il più velocemente possibile tutte le nuove regole, e quindi questa è una motivazione in più. Sono veramente contento di iniziare. Sì, le novità regolamentari quest'anno sono tante. Hanno influito in modo decisivo, vale la pena probabilmente ricordarle. Abbiamo soprattutto avuto novità regolamentari dal punto di vista aerodinamico. Abbiamo la parte anteriore della scocca che dal punto di vista regolamentare è cambiata, non possiamo più adottare quello che veniva chiamato il doppio diffusore, l'ala posteriore sarà un'ala mobile, a differenza invece dell'anno scorso l'ala anteriore non sarà più regolabile. Abbiamo altri cambiamenti regolamentari che sono invece legati all'adozione del KERS, che ritorna dopo il 2009. Abbiamo anche la revisione di alcune strutture di sicurezza, e su questo siamo contenti sempre di partecipare con la federazione per migliorare la sicurezza stessa. Diciamo, dal 97 la Ferrari o ha vinto sempre i mondiali o, ad esclusione di un anno, ogni volta che lo ha perso all'ultima gara. Il che vuol dire che dal 97 abbiamo avuto la forza, come squadra, come gruppo, di rimanere sempre ai vertici. Nel 97 abbiamo perso dalla Williams, poi dalla McLaren, poi dalla Renault, poi dalla Red Bull, però la Ferrari era sempre la squadra da battere. Quest'anno inizia così. Dobbiamo vincere. E ce la metteremo tutta per farlo. E allora credo che in un momento in cui il nostro paese si distingue per essere sempre tutti contro tutti, credo che un segnale anche di unità, un segnale che viene dal mondo dello sport, di passione, di rispetto, ma di grande amore per il proprio paese, sia anche un bel messaggio che viene da questa terra, ma che viene anche dal nostro mondo, dalle nostre persone e dal nostro modo di interpretare quello di fare sport in questo paese.